Siamo qui oggi grazie a questa mascherina. Io dico sempre, per quanto difficile mantenere le produzioni in Italia, il saper fare è un qualcosa che dona ricchezza alla nostra azienda, ma anche al paese e al territorio. In questo momento di grande difficoltà, questo ci è tornato utile per cercare di essere di aiuto in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. L'esigenza di queste mascherine ci ha fatto scattare l'idea che noi con la nostra produzione potevamo in qualche modo essere utili e fare qualcosa per il paese. E quindi con la collaborazione con altri imprenditori del settore con i quali collaboriamo nel mondo della valigia, ci siamo messi a lavorare e con Idea Plast, nella figura di Sandro Galdiolo, abbiamo creato un prodotto che in qualche modo rispetta l'ambiente, è riutilizzabile, e anche solo grazie appunto al cambiamento del filtrino interno. Aver riconvertito le produzioni nell'arco di 15 giorni è stato certamente un qualcosa di straordinario e che ha dato un segnale di forza. Ci siamo sentiti forti nel poter fare, nell'essere in grado di fare questo in soccorso del territorio e del paese. Andiamo anche fieri perché in qualche modo essere partiti con questa produzione ci ha permesso di far rientrare anche al lavoro delle persone che in qualche modo sarebbero diversamente rimaste a casa in cassa integrazione. Ora vediamo nel dettaglio come funziona questa mascherina. Dopo aver inserito gli elastici facendoli passare dentro gli anellini di plastica, si inserisce il primo filtro, di conseguenza il secondo filtro e per finire la ghiera. Ed ecco che la mascherina è pronta.